oltre 20 milioni di euro per il servizio di prima accoglienza di richiedenti asilo e per la gestione dei servizi connessi. È questa la cifra stanziata per la provincia di Arezzo, un dato che ovviamente, se suddiviso per il numero di migranti presenti nell'Aretino, riporta agli ormai noti circa 35 euro al giorno per migrante, ovviamente a disposizione di chi si occupa dell'accoglienza e non dello stesso richiedente asilo. 314 posti di accoglienza per oltre 4 milioni sono stati destinati al raggruppamento temporaneo di imprese Centofiori, costituito tra le altre realtà da Arci Nuova Associazione Arezzo e l'associazione Pronto Donna. Oltre 2 milioni invece andranno al raggruppamento temporaneo di impresa a cui fa capo il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, per 168 posti di accoglienza. Quasi 1,5 milioni di euro sono stati invece destinati alla Fraternità dei Laici, che accoglierà 112 migranti. Tra gli altri, infine, oltre 1 milione di euro è stato destinato al titolare dell'albergo Il Canto del Fuoco a Montemignaio, frazione nella quale l'arrivo di migranti suscitò non poche polemiche tra i residenti. Ma nonostante l'ingente somma destinata dallo Stato a coloro che si occupano di accoglienza, non è difficile trovare per le vie del centro cittadino, ma anche nelle periferie, migranti che non sanno come impiegare le proprie giornate. Sì, se tutti i giorni no, niente. Però magari una settimana, 2 giorni, 3 giorni sì, c'è lavoro, campagna no, campagna di erba, come si chiama? Sì, sì. Però lì sempre non posto dormire, mangiare, gira a posto. In Italia si sta bene, il problema è che è difficile trovare lavoro. E l'altro problema è che non abbiamo i documenti. Imparare la lingua non è molto facile. Io cerco un lavoro tutti i giorni.